Marco Bocci ricoverato in ospedale, ma come sta veramente? Il messaggio della moglie Laura Chiatti è molto sibillino e. Laura Chiatti sceglie Instagram per decantare tutto il suo amore al marito Marco Bocci, con cui sta dal 2014, ricoverato improvvisamente per una febbre molto alta al reparto malattie infettive dell'ospedale di Perugia. Un post che ha allarmato molti. Perché è ricco di frasi sibilline, che mettono in apprensione rispetto alle reali condizioni di salute dell'attore. Come sta Marco Bocci, dopo che Marco Bocci ha cercato di tranquillizzare tutti i fan con un video social, ora la moglie Laura Chiatti scrive un lungo post su Instagram, denso di riflessioni sull'amore che sta commuovendo il web. Anche perché contiene diversi passaggi che, nonostante il messaggio video di rassicurazioni direttamente dalla camera d'ospedale, sta allarmando molti fan. Laura Chiatti, infatti, scrive di amore. Ma anche di fatalità, di destino, di accettare la vita come viene, di occasioni che passano e non si possono più cogliere insomma, riflessioni che fanno sorgere spontanea la domanda, ma come sta davvero Marco Bocci? La vita meno ma che cosa scrive esattamente Laura Chiatti? Ecco il testo del messaggio inviato al marito Marco Bocci, ascoltami. Ascoltami bene. Cosa pensi della vita? Cosa? La vita non è questo. Non è svegliarsi, trascorrere la giornata ed addormentarsi, per poi trovarsi vecchi, in un letto, pensando a tutti gli sbagli fatti ed i rimpianti che si hanno. Non ho capito cosa intendi, cosa dici? Non è questo? Non puoi dirlo con certezza e passo passo perché le cose diventano più pesanti? Se io sapessi, probabilmente non avrei bisogno di scrivere, di parlare, di pensare a qualcosa di importante. Non avrei bisogno di vivere. Guarda il cielo, il dialogo immaginario di Laura si sposta poi sui sogni, quindi dici che per andare avanti è importante avere risposte? Per andare avanti serenamente? Le risposte sono come i sogni, sono custodite da una speranza di avere qualcosa di impossibile. Non pensare, non pensare a questo. Guarda il cielo, chiudi gli occhi, fatti cullare da un angelo e sorridi. Poi fai tutto ciò che vuoi, la vita è tua, combatti, piangi, divertiti, assapora l'odore di un fiore. L'amore, e il discorso si sposta sul senso dell'amore, ma soprattutto ama con tutto il tuo cuore. Dai tutto te stesso per una persona che si merita più di quanto la vita possa averle dato, e allevia il suo dolore. Penso sia questo l'amore. Penso sia l'unica cosa che possa farci capire perché siamo qui. O forse è un sentimento così bello che ci illude di capire, e quando per amore siamo feriti, ci fa dimenticare di nuovo il senso della vita. Corri, ora corri, vai, dove devi andare, vai dove vuoi andare, magari domani non ne avrai più occasione, perché i giorni, gli anni, i secoli, passeranno su di noi. Ma questo forse significa che non siamo mai esistiti? Ascolta, ascolta qualche secondo. Sta a noi decidere, teniamoci la mano.
e vivremo per sempre. Ascolta, ascolta ancora. Il senso della vita è accettarla per ciò che è.